Con un colpo di pistola ha ucciso la moglie malata di Alzheimer, un femminicidio nella notte ad Arezzo. Ci troviamo nel quartiere Giotto. Il marito, Alessandro Sacchi, 80enne, dopo il delitto ha suonato sotto shock i vicini di casa. Immediata la chiamata al 112 che sul posto ha inviato polizia e sanitari. Per la vittima, Serenella Mugnai, 72enne, ormai non c'era più nulla da fare. Mia mamma mi ha detto che appunto stanotte ha visto questa luce forte, diceva, pensava fosse giorno, diceva invece era l'ambulanza, ma non sappiamo altro. All'arrivo delle forze dell'ordine era senza vita, accanto a lei il marito arrestato in flagranza. La donna era malata da tempo, peggiorava giorno dopo giorno. A prendersi cura di lei il marito. Stanotte, poco dopo la mezzanotte, l'uomo ha preso la pistola ereditata dal padre ma non regolarmente denunciata e l'ha rivolta contro la moglie. Andavo a assistere la signora da febbraio, che soffriva d'Alzheimer, ma io ieri ci sono stata, era tutto regolare. Lui mi aveva detto che la voleva mandare in un RSA. Io gli avevo consigliato di andare al D1 e mi aveva detto vado al punto insieme di via Curtatone, mi faccia sapere stamani, ma e io gli avevo detto che non ce la poteva fare da solo, si doveva fare aiutare. Lui era esasperato e l'avevo visto che era... L'ottantenne, accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, adesso è sotto shock in questura ad Arezzo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state affidate alla squadra mobile diretta dal dottor Davide Comito.